Sono più di 100 le persone rimaste bloccate a monte della Slavina sul Grappa che dalle 20:30 hanno iniziato a scendere dopo aver trovato ricovero in un rifugio tenuto aperto appositamente. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore anche con il buio per sgomberare la sede stradale utilizzando anche uno scavatore in quanto la fresa non riusciva ad operare con la neve bagnata. Sembra scartata l'ipotesi che sotto la neve siano rimaste persone o auto. Una slavina con fronte di 50 metri, una profondità di 3, si era staccata infatti nel pomeriggio di domenica sul Monte Grappa. Il distacco è avvenuto in località Forcelletto, vicino al rifugio Bassano, territorio comunale di Cismon del Grappa. L'allarme è scattato alle 16:40 vicino al rifugio Bassano. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza e Treviso, operatori del pronto soccorso alpino, sono scattate le verifiche per accertare la presenza di persone disperse. È stata allertata la squadra di valanghe dei pompieri di Belluno. Sul posto era stato inviato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma è stato necessario farlo rientrare alla base a causa della nebbia presente sul posto.